50.000 fedeli in piazza San Pietro per la messa conclusiva della giornata mondiale dedicata ai bambini. Al centro la catechesi del Papa sulla Trinità. Francesco annuncia il prossimo appuntamento sarà nel 2026. Amministrative 2024, sfida a due a Santa Margherita Ligure. Di fronte il vice sindaco uscente Emanuele Cozio e il consigliere comunale uscente Guglielmo Caversazio. Restituito alla parrocchia di Sant'Antonino Martire nella frazione di Sanguineto a Chiavari un portale per nicchia dipinto ad olio su tela realizzato tra il 1690 e il 1710, era stato rubato 27 anni fa. A Lavagna si è celebrata la festa della Santissima Trinità, i vespri nell'oratorio e la processione per le vie cittadine. Il vescovo Monsignor De Basini ha ribadito l'importanza di accogliere l'amore di Dio. Ha fatto tappa a Sestri Levante l'iniziativa Italia in Tandem alla cieca, il viaggio di due amiche, di cui una non vedente, che hanno attraversato lo stivale in poche settimane. Pallanuoto, la Prorecco è campione d'Italia per la 36esima volta, vittoria netta in gara 2 con il Savona 12-3 grazie alla straordinaria prova difensiva. Il prossimo impegno per i biancocelesti saranno le Final Four di Champions League dal 5 al 7 di giugno. Buongiorno ai telespettatori delle TG Telepace. 50.000 i fedeli presenti in piazza San Pietro per la messa che ha concluso la prima giornata mondiale dei bambini. Nella giornata in cui la Chiesa ha ricordato la Santissima Trinità, Francesco ha dialogato con loro ricordando l'amore del Padre e Gesù che perdona tutto e sempre. Al termine spazio anche all'intervento dell'attore e regista Roberto Benigni. La prossima GMB sarà a settembre del 2026. Vediamo. Il Padre ci ha creato, Gesù ci ha salvato, lo Spirito Santo ci accompagna. Nella giornata in cui la Chiesa ricorda la Santissima Trinità, il Papa spiega alle migliaia di bambini presenti in Piazza San Pietro durante la messa per la prima giornata mondiale a loro dedicata il mistero di Dio, uno e tre persone. 50.000 i fedeli presenti che rispondono alle domande di Francesco. Siamo qui per pregare, pregare insieme, pregare Dio. D'accordo? Siete d'accordo con questo? Sì. Un padre creatore che ci ama tanto e ci fa crescere, ha spiegato Francesco, un figlio Gesù che perdona i peccati di tutti sempre e lo Spirito Santo che è dentro di noi perché lo riceviamo nel battesimo e nei sacramenti e ci dà la forza, ci consola nelle difficoltà. Per cinque volte il Papa chiede ai bambini di ripetere quest'ultima frase prima di spiegare loro la felicità della fede. La fede ci fa felice. E crediamo in Dio che tutti insieme, Padre, Figlio e Spirito Santo, tutti insieme. Dopo aver recitato insieme la preghiera a Maria, il Papa ha chiesto ai fedeli in piazza di pregare per i genitori, per i nonni, per i bambini ammalati e soprattutto per la pace, perché non ci siano le guerre. L'assurdità della guerra è stato uno dei temi toccati anche da Roberto Benigni, che è intervenuto al termine della celebrazione eucaristica. Il regista e premio Oscar ha invitato i piccoli a credere nelle fiabe perché i draghi possono essere sconfitti, definendo la guerra il più stupido dei peccati perché sporca tutto. Nessuno ancora ha trovato la parola giusta, la parola magica per fermare la guerra. Come apriti sesamo, guerra, fermati! E la guerra si ferma. Non l'abbiamo trovata, noi non ci siamo riusciti. Eppure guardate bambini che c'è quella parola, c'è. Io sono sicuro che uno di voi, fra di voi, è in mezzo a voi quello che troverà la parola per fermare la guerra per sempre. Dopo la preghiera dell'Angelus, il monologo del regista e attore, Francesco ha dato appuntamento per la seconda giornata mondiale dei bambini che si svolgerà nel settembre del 2026. La nostra pagina dedicata alla politica amministrativa, nel cammino di avvicinamento alle elezioni dell'8 e il 9 giugno, oggi andiamo a conoscere i due candidati a sindaco per il comune di Santa Margherita Ligure. Di fronte il vice sindaco uscente Emanuele Cozio e il consigliere comunale uscente Guglielmo Caversazio.
Santa Margherita Ligure è un comune della città metropolitana di Genova nella riviera di Levante. Si estende per una superficie di oltre 10 km quadrati, vi risiedono 8.452 abitanti. Il territorio è costituito da tre frazioni, Nozzarego, Paraggi e San Lorenzo della Costa. La città si affaccia sul Golfo del Tiguglio, a est di Portofino, a ovest di Rapallo. Santa Margherita Ligure ha origini antiche, con tracce di insediamenti risalenti all'epoca romana. Nel Medioevo il territorio faceva parte del feudo di Rapallo e subì varie dominazioni, tra cui quello della Repubblica di Genova. Nel XVIII secolo la città inizia a svilupparsi come località turistica, attrattiva che cresce significativamente durante il XIX secolo. Parte del territorio comunale rientra nel Parco Naturale Regionale di Portofino, mentre lo specchio acqueo antistante il promontorio fa parte dell'area naturale marina protetta. Entrambi gli enti hanno sede proprio nella cittadina. La sua economia si basa principalmente sul turismo, grazie ai numerosi stabilimenti balneari e agli alberghi. Anche quest'anno ha ricevuto la bandiera blu per la qualità delle sue spiagge. Negli ultimi anni è cresciuto il turismo crocieristico grazie allo sbarco di navi passeggeri provenienti da ogni parte del mondo. Il porto è utilizzato per l'ormeggio, ma è anche sede di importanti attività legate agli sport. L'artigianato locale è incentrato sull'arte tessile finalizzata alla realizzazione di merletti e macramè, due i candidati a sindaco per le prossime amministrative. Abbiamo risolto problemi importanti e fondamentali per la città. La ricostruzione della strada per Portofino e Paraggi in meno di 6 mesi e abbiamo ricostruito il porto in poco più di 2 anni dopo la mareggiata. Abbiamo sperimentato un metodo amministrativo che confidiamo e riteniamo che possa dover continuare per le grandi opere fondamentali per il futuro della città che in questi anni abbiamo impostato, ad esempio l'autoparking in stazione per bus e macchine, il centro congressi e il parcheggio da 120 posti auto in via Fratelli Arpe, che ci consentirà di pedonalizzare ampie porzioni di centro. Io e la mia squadra abbiamo l'esperienza, la voglia, la determinazione e l'entusiasmo per poter proseguire questo cammino. Per tutto questo vi chiediamo di sostenerci e siamo grati per la vostra fiducia. Abbiamo incontrato centinaia di cittadini nei nostri gazebo elettorali, per la strada, nelle nostre sedi e anche in questa campagna elettorale abbiamo avuto modo di ascoltare centinaia di nostri concittadini e tutti lamentano una città che in questi 10 anni è stata lasciata più sporca, meno curata e più abbandonata. Noi vogliamo portare un cambiamento nella nostra città, un cambiamento che rimetta al centro i bisogni dei cittadini. Le proposte sono quelle di cui vi abbiamo parlato oggi, però credo che il tema importante sia proprio questo. Dopo 10 anni di amministrazione, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. I cittadini possono valutare come è stata amministrata la città in questi 10 anni e se vogliono qualcosa di diverso, se vogliono qualcosa di meglio che rimetta al centro appunto i loro bisogni, io credo che abbiano una grande possibilità. E questa possibilità è votare Uniti per Santa, sostenere il nostro progetto di cambiamento per il futuro e possibilmente farlo sostenere anche a chi conoscete. Grazie mille. I candidati a sindaco di Santa Margherita Ligure si confronteranno questa sera nei nostri studi nel un primo speciale che Telepace dedica alle amministrative 2024, l'appuntamento alle 21 su Telepace 1 al canale 12. Ci sarà spazio anche per la presentazione di altri candidati, sono in tutto 19 i comuni chiamati alle urne per rinnovare il sindaco nel nostro comprensorio. Tre borghi dell'entroterra del Tiguglio, Borzonasca, Cogorno e Ne, due comuni dello Spezzino, Rio Maggiore Brugnato e uno dell'Imperiese, Chiusanico, hanno vinto il bando del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per il progetto del turismo delle radici. Gli assegnatari delle risorse del Ministero si sono riuniti a Tresana, in Lunigiana. I tre comuni del Tiguglio hanno presentato il progetto Mi Casa Estu Casa, festival diffuso delle radici nelle terre dei Fieschi, che nelle prossime settimane proporrà eventi turistici, culturali e anche degli spettacoli. E dopo un'assenza di 27 anni, il Comando Patrimonio Culturale dei Carabinieri ha restituito un antico portale per nicchia alla parrocchia di Sant'Antonino Martire nella frazione di Sanguineto a Chiavari. Il dipinto di un ignoto pittore ligure raffigura i misteri del Rosario, San Domenico e Santa Caterina da Siena. In conferenza stampa, in curia, alla presenza del Vescovo, è stato presentato l'oggetto del ritrovamento. Vediamo.
27 anni di assenza dalla parrocchia di Sant'Antonino Martire nella frazione di Sanguineto a Chiavari per un portale per nicchia dipinto olio su tela di oltre 2 metri d'altezza. Un furto realizzato con destrezza moltissimi anni fa che ha lasciato un vuoto nella chiesa di Sant'Antonino, un bene da un forte legame affettivo che finalmente tornerà al suo posto. Ulteriori accertamenti eseguiti dai carabinieri del nucleo tutela permettono di appurare con estrema certezza che questo bene mancava appunto dalla chiesa di Sant'Antonino di Sanguineto di Chiavari da oltre 27 anni. Intercettato a maggio dello scorso anno a causa di una vendita online e sequestrato in giugno, il portale era stato messo in vendita per la cifra di 4.000 euro, ma fortunatamente, grazie al tempestivo intervento della soprintendenza di Bologna, non ha fatto in tempo a lasciare i confini nazionali. Addirittura non era stata denunciata come sottratta, quindi poteva cadere nell'oblio, diciamo. Invece in questo caso appunto è stata recuperata, si tratta appunto di una mostra di nicchia, cioè era un'opera che stava attorno alla nicchia con la statua della Madonna del Rosario che è ancora in chiesa, nella navata, nella chiesa di Sanguineto, e quindi quest'opera poi tornerà ad adornare come un tempo. A Lavagna si è celebrata la festa della Santissima Trinità con i Vespri e la tradizionale processione per le vie del centro cittadino. Vediamo. Una festa partecipata, vissuta in un clima raccolto ma aperto. L'oratorio della Santissima Trinità di Lavagna è da centinaia di anni un luogo di devozione per lavagnesi e non solo. Oggi in pieno centro tra la città che gli è cresciuta intorno, custodisce alcune opere d'arte sacra di grande valore come il crocifisso e l'altare di Anton Maria Maragliano. Anche quest'anno si è celebrata la festa della Santissima Trinità. Nel giorno della solennità la celebrazione dei Vespri, poi la processione per le vie del centro cittadino. Presenti le confraternite che hanno trasportato i loro crocifissi e la banda cittadina che ha accompagnato i fedeli. Il ritorno poi di nuovo nell'oratorio, il vescovo Giampio De Vasini ha preso parola per spiegare cosa significa che Gesù è manifestazione della presenza di Dio, ripercorrendo alcuni passi del Vangelo di Matteo. Con Gesù Dio non è più da cercare, Dio è da accogliere. Con Gesù l'uomo non vive più per Dio, ma vive di Dio. Con Gesù non si tratta più di andare verso Dio, ma con Dio e come Dio andare verso gli altri. Poi la preghiera della Trinità che aiuti le persone a testimoniare tutto questo. Trinità beata, comunione d'amore di tre persone, aiuta noi che siamo fatti a tua immagine e somiglianza. Aiuta noi a testimoniare il tuo amore agli uomini e alle donne del nostro tempo, agli uomini e alle donne che incontriamo lungo il cammino della nostra vita. Questo è il segreto della felicità, nel tempo e oltre il tempo. Ad Arenzano si è svolto il 10° raduno regionale dell'Associazione Campanari Liguri. Al Santuario del Bambin Gesù di Praga in mattinata il concerto dei giovani allievi e le suonate per l'Angelus, ripresa poi nel pomeriggio fino al suono solenne conclusivo. L'evento si è svolto in occasione del 60° anniversario della fusione del grandioso concerto di campane del Santuario. YLab, incubatore di startup, ha rinnovato per il quinto anno la collaborazione con il corso Human Computer Interaction dell'Università di Genova. L'obiettivo è quello di preparare i giovani a presentare le loro idee innovative. Una trentina di studenti ha presentato ad una giuria qualificata 8 progetti sviluppati durante il corso. I 3 che hanno ottenuto il miglior punteggio sono un sistema per il rilevamento e la correzione della postura scorretta dei gamer, una soluzione che permette ai fumatori di tenere sotto controllo e ridurre il consumo di sigarette grazie ad un pacchetto tecnologico collegato ad un'app, e un prodotto utile a supportare gli studenti e i lavoratori a non perdere la concentrazione.
E anche quest'anno la Società Economica di Chiavari ha assegnato alcuni premi a studenti meritevoli del territorio. La cerimonia si è svolta nella Sala Ghioschi Fini. Sono state consegnate 31 borse di studio a studenti e studentesse delle scuole medie e inferiori, superiori e delle università. L'obiettivo è quello di incentivare e sostenere l'impegno dei giovani nello studio, spronandoli a sviluppare i propri progetti e a contribuire al benessere della comunità. E più di 2.000 km percorsi e 41 tappe con partenza il 25 aprile scorso da Reggio Calabria per terminare a Milano il 4 di giugno. È il risultato dell'iniziativa Italia in Tandem alla cieca, il viaggio di due amiche che sfidano i propri limiti per raggiungere un obiettivo, quello di coniugare la propria passione con il messaggio positivo verso chi non ha il coraggio di osare. Lo scorso weekend il duo ha fatto tappa anche nella nostra regione a Sestri Levante. Vediamo. Completo per due giovani donne, di cui una non vedente. Si tratta della seconda parte del viaggio Italia in Tandem alla cieca, cominciato a settembre scorso, in cui le due partite da Milano sono arrivate fino a Lecce, passando per Trieste. Un'iniziativa nata dal progetto Ragazze in Tandem, che ha visto ripartire il duo da Reggio Calabria il 25 aprile, con la previsione di rientrare a Milano il 4 giugno. Fino a 80 km al giorno, sotto il sole e la pioggia, nulla ferma le due amiche perché, come da loro stesso sottolineato, i limiti sono prima di tutto mentali e poi fisici. Questo viaggio unisce le mie passioni per il tandem e per i viaggi, appunto, ma soprattutto vuole portare in giro dei messaggi, ovvero sensibilizzare sull'inclusione di persone con disabilità, sia nello sport che insomma in generale, e abbattere tanti stereotipi, tante barriere che ci sono ancora oggi nel 2024, perché spesso veniamo considerati o supereroi o quasi infantilizzati, poverini, no? Insomma. Oltre ad una passione, quella di Giusy e Chiara è una vera e propria missione, ovvero quella di sensibilizzare sul concetto di sport e inclusione, di benessere e condivisione, non solo per persone non vedenti. Ci scambiano per stranieri. Una volta infatti ci hanno affiancato un semaforo: "Where are you from?" E noi: "Italia." "Ah, siete italiani, stupiti." Quindi vorremmo anche trasmettere questo messaggio, che veramente se uno vuole può fare. Passate da Sestri Levante, le ragazze hanno proseguito il loro percorso facendo tappa a Genova alla Festa dello Sport, per poi continuare verso Biella e infine rientrare a Milano. Un mondo più migliore prende spunto dal titolo del libro di Claudio Chiavari, l'incontro che si terrà questo pomeriggio alle 18 nel seminario vescovile di Chiavari. Il volume racconta l'universo dei bambini fragili affetti da malattie inguaribili ma non incurabili. Insieme all'autore dialogheranno Luca Manfredini, responsabile dell'hospice pediatrico Il Guscio dei Bimbi del Gaslini di Genova, e Maria Teresa Castelli, presidente dell'associazione Maruzza Liguria. Modererà l'incontro Don Mario Cagna. Adesso diamo uno sguardo ai giornali in edicola quest'oggi e ci rivediamo per gli altri aggiornamenti e servizi di sport. Oggi non abbiamo, come ogni lunedì, in edicola Avvenire, allora passiamo subito al secolo XIX. Meloni, messaggio a Toti: soltanto lui conosce la verità e quindi sa quale sia la cosa migliore da fare per i cittadini liguri. La Presidente del Consiglio fredda sul destino politico del governatore, intanto il centro-sinistra va all'attacco, garantismo a due facce. E sempre la Premier che disinnesca il rischio referendum, frenata sul premierato: resto al mio posto anche se vince il no. Sulla prima pagina del Secolo, Papa Francesco che abbraccia Roberto Benigni, che scherzando dice: "Noi siamo il campo largo." L'intervento in piazza San Pietro dell'attore e appunto regista per la giornata mondiale dei bambini. E poi ancora dalla prima pagina del Secolo XIX, minaccia nucleare di Mosca, gli Stati Uniti dicono: "Risponderemo." E poi c'è grande spazio per lo sport, la Domenica Rossa tutta trionfale di Bagnaia e Leclerc per la MotoGP e la Formula 1. Il giro dominato dallo sloveno, una sinfonia rosa per Bogacar il cannibale, e poi un'intervista all'atleta Jacobs: "Sono un esempio ma non un supereroe", intervista all'olimpionico che sta preparando Parigi 2024. Nelle pagine interne del Secolo, truffa del falso carabiniere, allarme: pensate, 30 colpi in un solo mese nel Tiguglio, indagini e arresti, ma il fenomeno non si ferma. I raggiri e assegno fruttano anche
anche 15-20 mila euro. Da Napoli alla Riviera, una ventina di specialisti in azione. I raggiri più comuni sono la truffa dell'incidente con un parente della vittima della truffa, diciamo che chiede soldi per non essere arrestato. Poi la truffa del congelatore, mai mettere dei gioielli in freezer, non c'è nessun motivo. E poi alla truffa del pacco, appunto un pacco che viene consegnato per un supposto figlio nipote e deve pagare l'anziano. Poi c'è la controtrappola architettata a lavagna, i militari si fingono tassisti, così scatta l'ultimo arresto. E ancora dal nostro territorio, vini, olio, tesori dell'entroterra, la possibilità di rilancio c'è, lo dice l'attuale facente funzioni presidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, che è intervenuto nel dibattito. L'assessore regionale dice subito 6 milioni di euro per la viticoltura e gli oliveti, pronto lo studio di fattibilità per il recupero e l'utilizzo dei percorsi collinari. E sul tavolo c'è anche la proposta di una possibile cantina sociale. Ora gli aggiornamenti, andiamo in redazione con Giacomo Rizzi. Grazie Andrea, buongiorno a chi ci sta seguendo. La strada statale 586 della Val d'Aveto è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di una caduta massa al chilometro 42,850 nel comune di Borzonasca, tra le località Bertigaro e Palazzuolo. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Il personale tecnici di ANAS sono intervenuti e a breve inizieranno gli interventi necessari a ripristinare la circolazione quantomeno a senso unico alternato. C'è poi un aggiornamento di cronaca, perché questo fine settimana i carabinieri hanno svolto un'intensa attività di controllo per contrastare i reati stradali a Santa Margherita Ligure. Tre persone sono state denunciate per avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito per mettersi alla guida. Uno di loro è stato denunciato anche per avere un mezzo con una targa contraffatta. Un'altra persona invece, sempre a Santa Margherita, per avere superato il limite alcolemico ma in modo meno elevato, ha ricevuto una sanzione amministrativa. A Sesto Levante una persona è stata denunciata per aver provocato un sinistro stradale e una volta che è stato portato in ospedale è stato trovato positivo all'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Dalla redazione è tutto, linea allo studio. Grazie, noi apriamo la pagina dello sport con la pallanuoto. La Prorecco ha vinto il suo 36esimo scudetto grazie alla vittoria in gara 2 delle finali contro il Savona. Alla piscina Zanelli di Savona finisce 12-3 per i biancocelesti. Vediamo. La Prorecco non subisce nemmeno un gol nei primi tre tempi grazie a una solidissima prova difensiva e porta a casa la partita che vale il 36esimo scudetto. Dopo la vittoria in gara 1 a Recco, alla piscina Zanelli di Savona finisce 12-3 per i biancocelesti, una vittoria molto larga sia per il distacco in termini di punti sia per il modo in cui è arrivata. È una partita bellissima perché l'abbiamo subito aggredita e abbiamo tenuto in una maniera incredibile a livello di testa. Ed è soprattutto quello che ha fatto la differenza, non ci siamo mai innervositi ma abbiamo continuato a lavorare per tutta la partita, questo è quello che ha fatto la differenza soprattutto in difesa. Dopo due minuti la Prorecco passa in vantaggio con Alloc, la difesa regge e il 2-0 arriva sullo scadere del primo quarto con Cannella. La difesa biancoceleste riesce a reggere anche quando è in inferiorità numerica e nel secondo tempo segna 6 reti con Presciutti, Gliocchi Gratta, due volte Cannella e Younger. Anche nella terza frazione la squadra di Sandro Sucno resiste agli assalti e chiude 9-0 grazie al rigore segnato da Condemi. I padroni di casa riescono a segnare il primo gol solo dopo 24 minuti e 40 secondi con Rocchi, ma la partita è ormai andata. Ma sono contentissimo, veramente sono rimasto con pochissime parole, poca voce. E voglio ringraziare tutti quanti, dal primo giocatore all'ultimo, quelli giovanili che sono andati con noi, l'allenatore, tutta la dirigenza, Eraldo Pizzo che ci è stato vicino in questi giorni. La squadra di Sandro Sucno pensa ora alla Champions League. Da mercoledì 5 a venerdì 7 giugno ci sono le Final Four a Malta. Le semifinali sono Prodecco Olympiacos e Ferencvaros Novi Beograd. In chiusura uno sguardo agli appuntamenti in agenda per oggi. Appuntamenti in agenda per lunedì 27 maggio. La fine del regime di tutela nel mercato della luce e del gas sarà il tema al centro di un incontro in programma alle 15 nel punto COP di Sestri Levante. Interverranno Vinicio Amato, segretario generale dello SPIC CGIL Tigullio, Bruno Manganaro, presidente Federconsumatori Genova e Antonella Seminario, esperta nel mercato dell'energia di Federconsumatori. Assemblea pubblica della delegazione tigullina di Confindustria, dalle 15 all'Auditorium San Francesco di Chiavari, si affronterà il tema per un piano industriale del Tiguglio.
festa per la fine dell'anno di corsi dell'Associazione Futura di Lavagna. Dalle 15.30 nel Salone Parrocchiale della Basilica di Santo Stefano a Lavagna l'esposizione dei lavori e le nuove proposte in calendario per il prossimo anno. Ospite d'eccezione la cantautrice Cance. Per i corsi di cultura di Chiavari alle 16 nella Sala Livellara di Via del Pino a Chiavari, lezione di scienze sul Big Bang. Giornalismo sotto pressione, quale futuro? È il tema dell'incontro in programma alle 17 nei Giardini Luzzati a Genova, iniziativa a cura dell'Associazione Ligure Giornalisti. Verranno affrontati i temi del contratto, della tecnologia e quello del cambiamento climatico del giornalismo. Il libro di Roberto Orlando e Stefano Termanini, Genova Infinita, sarà presentato alle 17.30 alla Biblioteca Universitaria di Via Balbi a Genova. Interverrà Paola Leoni. Il libro di Claudio Chiavari, Per un mondo più migliore, sarà presentato alle 18 nei locali del Seminario Vescovile di Chiavari. Oltre all'autore interverranno il dottor Luca Manfredini e Maria Teresa Castelli, modera l'incontro don Mario Cagna. Al Teatro Carlo Felice di Genova alle 20.30 si tiene il 24esimo e ultimo concerto della stagione GOG 2023-2024 che vede protagonista il giovane pianista Dominique Chamot con un programma che prevede l'esecuzione di musiche di Debussy, Schumann, Holliger e Liszt. L'agenda chiude questa edizione del nostro telegiornale, l'informazione torna questa sera alle 19.15, continua sul nostro sito e sul canale Telepace 3. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.